Bella a tutti ragazzi, eccoci qua con un'altra puntata della Volta di Vetro. In questa puntata faremo vedere il primo step della Volta di Vetro. Quindi ci si dividerà in tre squadre da due persone, ogni squadra controllerà esattamente una di queste confluenze, una di queste circonferenze. Allora io controllerò questa, che è quella di destra. Ok, allora arriveranno dei pretoriani da qui dove stiamo sparando e da dietro di me. Quindi in due possiamo coprire esattamente tutta la confluenza. Allora, la confluenza adesso è diventata rossa perché è entrato un pretoriano. Quindi noi dovremmo evitare di far entrare il pretoriano per far aprire quel pinnacolo lì, quello dove ho appena sparato. Allora, come vedete, il pinnacolo si sta formando. I Vex stanno prendendo il controllo di una piastra sincronica. Ok, la piastra sincronica che stanno prendendo in teoria è quella centrale. Eccoci qua, allora bisognerà distruggere questi punti. Ok, eccoci qua, il pretoriano prova a entrare, lo tiriamo fuori, così che comunque, vedete, non è diventata rossa la piastra, è rimasta bianca, è arrivata al limite però è rimasta bianca, quindi dovrete basarvi più o meno su queste cose, quindi sul fatto di non far entrare pretoriani all'interno della piastra sincronica o confluenza e di comunque di uccidere i pretoriani, i goblin e le arpie che cercano di entrarci. Quindi un attimo ragazzi, ok, così che potremo comunque, dopo avendo tre piastre, non si scioglierà il pinnacolo, quindi il pinnacolo andrà a completarsi. Ok, qua abbiamo un pretoriano, ogni tanto si buggerà perché comunque si bugga sempre la volta purtroppo ragazzi, quindi portate pazienza per favore. Come vedete non è facilissimo, in quanto comunque, ecco, rianimo. In quanto comunque i nemici vengono da due parti diverse, quindi da dietro e anche da davanti, e tenere la confluenza comunque continuamente bianca è quasi impossibile, se la squadra comunque non è affiatata. Andiamo a uccidere il pretoriano. Quindi ragazzi, consiglio, uccidete prima i pretoriani e andate ad aiutare anche quelli di altre confluenze a tenere i pretoriani fuori dalla loro confluenza. Ecco, qua è entrato, è quasi diventata rosso, ok, siamo riusciti a tenerla al limite. Ok, questi ci stanno facendo diventare rossi, uccidiamoli, ok. Perfetto, la confluenza si è sciolta come vedete perché dall'altra parte hanno perso la confluenza, quindi il pinnacolo non è andato a formarsi. Ok. Vedete, il pinnacolo rincomincia a riformarsi, dovrà diventare esattamente una completa formazione di pietra e quando diventerà una pietra enorme andrà a far aprire il portale dove noi comunque continueremo la nostra storia. Ok ragazzi, un pretoriano, andiamo a ucciderlo. Bisogna stare attenti perché il soffio di drago, che è l'arma che ha venduto Xur questa settimana, è molto buona, solamente che comunque c'è un grande impatto, quindi vedete sono andato a togliermi della vita praticamente da solo per uccidere un pretoriano. Ok, il pinnacolo è rimasto lì, quindi non si sta sciogliendo. Ok, c'è scritto il pinnacolo si sta formando, perfetto. Ragazzi, sempre controllare avanti e dietro perché purtroppo la piastra questa qua, chiamata di sinistra, o comunque di solito io la chiamo quella di destra perché guardo verso lo spawn dove siamo venuti, è quella più difficile da tenere. Ecco, uno dei nostri è morto. Ok, perfetto. Pretoriano è quasi andato. Sono in fin di vita. Come vedete, comunque ragazzi, ne spawneranno tanti, quindi cercate anche di tenervi un po' al riparo, perché comunque gli hobgoblin rimangono degli avversari difficilissimi. Ok, il pinnacolo è quasi formato. Avete visto, si sta formando l'occhio del pinnacolo, quello che comunque andrà ad aprire con il suo laser, diciamo, la porta dove noi passeremo e faremo il tunnel.
Ok, questa è la volta comunque al 30, ragazzi. Anche se al 30 voi noterete che i nemici sono al 26, perché la prima parte è comunque uguale per tutte e due le difficoltà del gioco. Ok, il pinnacolo è sempre lì perché non stiamo perdendo basi, perfetto. Ok. Ok, un pretoriano, come vedete ne usciranno sempre due, uno andrà verso il centro. Se riuscite fermate quello del centro. Ma comunque io consiglio di lasciarlo andare perché comunque quelli in centro ci sono, quindi li uccidono loro, non è un problema. Meglio pensare alla propria piastra e non far entrare nessuno. Queste confluenze. Ok, perfetto. Come vedete il pinnacolo è praticamente formato. Questa dovrebbe essere l'ultima ondata in teoria. Avete visto che è diventata una lastra di pietra. Quindi pretoriano. Ah, l'ho mancato. Perfetto, preso. Ok, preso. Ok, finito. Attenzione. Oh, ce l'ho fatta a salvare la piastra. Altrimenti mi stanno sparando, non capisco da dove. Ok. Eccolo lì, il nostro pinnacolo è formato. Ora si va a formare il laser, guardate ragazzi. Bellissimo. La grafica di Destiny è spettacolare. Ok, qua mi sparano, andiamo lo stesso. Andiamo in centro. Ok, questo portale si aprirà grazie al laser del pinnacolo. Ok, ragazzi, il balletto ci sta sempre. Ora andiamo dentro la porta. Ok, perfetto. E allora ragazzi, il video sta per concludersi, vi farò vedere il percorso fino al secondo step, dove si prende la prima cassa. Ovviamente questo video l'ho fatto anche per chi non ha mai visto la volta di vetro o comunque è interessato a farla e vuole capire un po' come si svolge questa volta di vetro. Qua c'è la prima cassa. Di solito si trovano dei frammenti ascendenti, ecco, come non detto. Dopodiché si continua ancora per altri 30-40 secondi di viaggio, dopodiché arriverete al secondo step della volta. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato utile, soprattutto lasciatemi dei like e dei commenti in cui mi dite quello che vorreste che faccio comunque e quello che secondo voi ho sbagliato oppure no nella presentazione del video. Quindi ragazzi, vi saluto, vi ringrazio di aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando ragazzi, in bocca al lupo e aggiungetemi se volete fare qualche partita insieme. Ciao ragazzi!